Il Palazzo Municipale. Il Palazzo Municipale di Catania, i cui lavori iniziarono subito dopo il terremoto del 1693, è a forma quadrangolare, con un'ampia corte porticata su due lati. Ha un atrio d'ingresso su ognuno dei quattro prospetti, a sottolineare il suo carattere di edificio aperto al pubblico e di servizio di collettività. L'ingresso su Piazza Duomo, cuore della città, è enfatizzato dal grande portale collegato alla tribuna, balcone centrale, del piano superiore. Il Vaccarini nel 1735 intervenne quando l'impianto già raggiungeva la prima elevazione e modificò il prospetto interrompendo le parastre bugne diamantate. Allo stesso tempo innalzò la sontuosa tribuna che poggiava sul portale d'ingresso, il cui ballatoio è sorretto da quattro colonne di granito. La trabeazione del balcone è sostenuta da capitelli, mentre su due tronconi del timpano spezzato poggiano due gruppi scultorei secondo una disposizione di moda a quel tempo. Al centro dei due gruppi risalta il grande stemma della città. Punto focale della costruzione è, come abbiamo visto, la grande tribuna, dalla quale le autorità possono seguire le celebrazioni religiose che si svolgono nel grande teatro barocco della piazza. Ed è da questa tribuna che, in occasione delle feste agatine, le autorità politiche e religiose, unite insieme da una profonda devozione nei confronti della Santa, assistono alla cantata, cioè all'esecuzione dei canti religiosi dedicati a Sant'Agata, e agli spettacoli di fuochi d'artificio. Nei viceré di Federico De Roberto 1861-1927 si legge: saliva dalla via un rumore come d'alveare, tanta era la folla, e il campanone del Duomo, con i suoi rintocchi lenti e gravi, pareva battere la solfa alle campane della badia, della collegiata dei Minoridi, tutte le signore si inginocchiarono. Cominciava lo sparo dei fuochi d'artificio pagati al principe. In mezzo al fumo, che pareva quello di una battaglia, lampeggiavano i colpi rapidi e frequenti come le scariche di reggimento. Le grida di viva si perdevano in mezzo al fragore degli scoppi e solo vedevanze sul mare delle teste sventolare fazzoletti come sciame di colombe impazzate. All'ingresso si trovavano a posto anche le carrozze del Senato, una fastosa berlina in legno dorato e dipinto alla fine del XVIII secolo, e un'altra carrozza più semplice, vengono entrambe usate nel corso dei festeggiamenti agatini. Il giorno 3 febbraio le autorità cittadine, a bordo delle carrozze, raggiungono la chiesa di San Biagio, in piazza Stesicoro, per offrire la cera alla Santa.